Bentrovati. In questo filmato vediamo come si presenta l'interfaccia di modellazione nei file di parte. I file di parte sono i file più importanti, quelli con i quali creo i singoli componenti che poi proietto, disegno, quindi costruisco una tavola 2D che metto in un assieme e di cui poi, assieme di cui poi faccio la presentazione. Allora, file di parte. Il modo più semplice per cominciare un file di parte è quello di cliccare qui. Quindi se io clicco, dopo un piccolo periodo di tempo, dipende dalla potenza della macchina, entro nell'ambiente di modellazione del file di parte. Vedete, sta caricando e mi dà anche un messaggio di conflitto di stile a cui adesso do l'ok e lo mando avanti. Questa è l'interfaccia del file di parte in cui sono entrato, che ho cominciato usando questo comando qui. Posso anche partire da qui, nuovo, nuovo. E questa volta mi presenta un primo menu in cui mi chiede con quale standard aprire, con quale prototipo aprire il nuovo file di parte, se voglio creare un file di parte, ma anche il nuovo file di assieme, nonché il nuovo disegno, no, la nuova tavola 2D o la nuova presentazione. Adesso a noi ci interessano i file di parte, quindi sono uno di questi quattro, ma uno di questi, vedete qui, sono quattro opzioni, però relativamente soltanto all'AutoCAD 2019 in italiano nel sistema metrico. Qui c'è la plastica, qui c'è le unità inglesi e qui ci sono invece una marea di raccolti, altri prototipi raccolti in maniera differente. Qui sono i template per l'inglese, l'americano e l'italiano, e qui invece a seconda di un'altra classificazione. Non perdiamoci. Il modo più semplice per entrare in un file di parte, quindi passando da qui, è quello di scegliere il prototipo del file di parte da usare. Noi useremo sempre lo standard conflitto, ma comunque risolto velocemente. File di parte. Altri modi ce ne sono. Posso partire, per esempio, riaprendo un vecchio disegno, lo vado a scegliere qui. Oppure da qui il nuovo apri, o posso scegliere, posso partire anche da qui cliccando sul menu file, quindi nuovo e apri, quindi nuovo per un nuovo disegno, e qui posso scegliere subito il tipo, o apri se voglio andare a aprire un disegno già esistente, importare, e sono anche qui i comandi. Allora, adesso andiamo a aprirci un vecchio disegno e andiamo a mi serve un disegno non vuoto, un disegno per illustrarvi come funziona l'interfaccia della modellazione in modalità file di parti e quindi vado a cercarmi un vecchio disegno in cui questa parte non sia a zero. In questo momento è completamente vuoto il disegno. Quindi aperto un file di parte non vuoto. Ci troviamo di fronte a questo schermo dove è possibile identificare alcune zone. Allora, qui in alto a sinistra, in alto, proprio sulla prima riga, troviamo, fino a questa doppia iconcina, questa freccetta, troviamo il menu di accesso rapido, qui Access Menu, a sinistra del quale c'è la title bar dove troviamo sia il nome del file, ma soprattutto tutta la zona di help. A finire la prima riga, i controlli finestra. Finestra è il programma, posso minimizzare la finestra di Inventor oppure posso massimizzarla oppure posso addirittura da qui chiudere il programma. Sotto questa riga nera con le scritte bianche e la parte ancora più sotto è il menu vero e proprio. Questo si chiama barra multifunzione o ribbon, è l'interfaccia tipica che Autodesk sta adottando in questo momento per tutti i suoi software. Andiamo avanti. A sinistra troviamo questa zona, è una zona che si chiama browser di progetto. In questa zona praticamente vengono listate tutte le operazioni che sono state fatte per arrivare a costruire questo oggetto. A sinistra del browser, poi le analizzeremo tutte una per una. A destra, scusate, del browser, si trova la zona grafica vera e propria. Zona grafica.
dove è inquadrato l'oggetto e dove si può modificare l'inquadratura dello stesso. Questa zona grafica con l'inquadratura dell'oggetto ha i controlli poi della finestra. Questa è la finestra del programma, questa è la finestra di questo file qui. Ovviamente questo è un altro file e quindi questi controlli sono relativi a questa finestra che contiene questo file qui. Per ultimo, in basso a sinistra c'è questa riga, si chiama status bar e sostanzialmente è il prompt dei comandi di AutoCAD, cioè in questa zona quando io lancio un comando, l'interprete grafico che c'è sotto un modellatore solido interagisce con l'utente, quindi se lancio un comando linea, per esempio, mi dice dov'è il primo punto della linea, poi lo vedremo man mano che lo utilizziamo. Sempre nella foresta, nella finestra grafica è poi possibile, e me ne ero dimenticato, identificare queste zone qui che permettono, questa zona qui che in qualche modo permette di passare da una finestra grafica all'altra e mi permette di organizzare le finestre stesse all'interno di questa zona complessiva. Allora, torniamo adesso ad analizzare un personaggio per volta presente. Partiamo dalla barra di accesso rapido, Quick Access barra menu, quel che volete. Questo contiene alcuni comandi relativi alla gestione dei file, i comandi relativi a esci, undo, redo. Sostanzialmente questo mi sta indicando l'ultimo fatto è stato questo comando qui, quindi questo è l'undo, torno indietro di un passo, questo è il redo, rifai un passo. Qui c'è la possibilità di tornare all'inizio, quella famosa finestra commentata nel filmato precedente, e qui ci sono una serie di comandi. Peraltro, tutti questi comandi presenti nella barra di accesso rapido possono essere spenti o aggiunti, se ne possono aggiungere altre. E si può spostare questa barra al di sotto della multifunzione, ma soprattutto quello che vorrei far notare subito è che c'è questa, allora vediamo di chiuderlo, che c'è questa cubo con la faccia verde che è molto importante. Questo è lo strumento che mi permette di indicare al software come la priorità nella selezione. Cioè, se io finché un pezzo così semplice serve a poco, ma quando diventano molto complessi, se io voglio per esempio andare a prendere una lavorazione, una faccia, uno spigolo piuttosto che un solido, gli dico dai la precedenza a questo piuttosto che, anzi, seleziona questi, trascura il passaggio del mouse sopra altre cose, trascura il passaggio del mouse sopra altre cose, selezionami solo le facce e gli spigoli, selezionami solo i corpi e così via. Questa, tra l'altro, è una lista che si allunga molto quando i disegni sono molto complessi e ci sono molte possibilità di selezione. Accanto alla barra di accesso rapido, ripeto, tramite questo triangolino personalizzabile, troviamo la barra del titolo. In questa barra del titolo ci sono da parte 1 fino a questo punto interrogativo. In questa barra del titolo ci sono il nome del file aperto in questo momento. Se io cambio il file aperto, vedete che nella barra del titolo compaiono altre cose. Il nome del file aperto e poi c'è tutto il meccanismo di help, cioè la casellina dove scrivere il comando che sto cercando e i vari comandi, i tasti per andarlo a cercare, per collegarmi al mio, diciamo, Dropbox di Autodesk in linea, per acquistare applicazioni e per interagire con l'help. Quindi sapere sia che versione che cosa sto studiando, ma anche andare a cercare la guida, aprire la guida e cercare cose. Comunque la cosa più semplice per trovare qualche informazione relativa a qualche comando è quello di scrivere il comando direttamente qui dentro. Accanto a questa title bar, a finire la prima riga, ci sono questi comandi di gestione della finestra di programma. Sono standard di Windows. Al di sotto della prima riga, dove c'è il menu rapido e la title bar e la gestione delle finestre del software, si trova quello che è il core, diciamo, del programma stesso, cioè il ribbon o barra multifunzione. Questa è la nuova modalità di interazione con l'utente, il nuovo menu
nuovo tipo di menu che Autodesk sta implementando in tutti i suoi software, quindi ce l'ha AutoCAD, ma ce l'ha anche Inventor. È fatta con due livelli di comandi, i gruppi e i pannelli. I gruppi sono file, modello 3D schizzo. Se clicco su un altro gruppo, modello 3D, vedete, cambiano i pannelli. Se cambio su schizzo, cambiano i pannelli. Quindi questi gruppi qui sono più che altro legati a che cosa sto, a che tipo di file ho aperto qui. Perché se io invece di aprire un file IPT, un file di progettazione da una parte, apro un file di disegno, guardate, i gruppi sono cambiati completamente, c'è sempre file, ma posiziona vista e annotazione, mentre di qua non c'era posiziona vista, ma c'era modello 3D, schizzo e nota e così via. E se apro un file di assembler, di assemblaggio, di ASSI, chiaramente c'è ancora file, però assembla, progettazione, modello 3D sono gruppi differenti. Quindi diciamo che in rosso è l'unico gruppo che in qualche maniera viene mantenuto presente in tutti quanti gli ambienti di sviluppo, che sia che io sviluppi una parte, che sviluppi un disegno, una messa in tavola di quella parte, che sviluppi un assieme o che sviluppi una presentazione, mentre gli altri gruppi sono contestuali al tipo di lavoro che sto facendo, gruppi che poi sono organizzati in pannelli. Pannelli che gestisco come? Allora, io adesso ho aperto il gruppo modello 3D di un file IPT e qui vedete. C'è questa freccettina e qui mi dice: guarda, in questo gruppo modello 3D tu hai aperto schizzo, primitive, eccole qua, schizzo, primitive, crea, tengo aperto, voi leggete a destra e a sinistra io indico, modifica, esplora e così via. Vedete che ce n'è uno subito, nonché non compare, parametri, quindi è anche comprensibile come fare a modificare i pannelli presenti sotto ogni gruppo. Basta aprire questa freccettina, quindi aprire la personalizzazione del gruppo e mettere o togliere il flag. Per esempio, se io voglio far venire tra superficie e misura, quindi qui in mezzo tra superficie e misura il gruppo parametri, mi basterà fare in questa maniera tra superficie e misura e c'è il gruppo parametri. Adesso lo togliamo. Questa operazione chiaramente la posso fare laddove strumenti, per esempio, a tutto quanto fuori, quindi ai gruppi misura, materiale, aspetto, opzioni, appunti, trova, nessun gruppo ulteriore da aggiungere o da togliere. Nessun pannello, scusate, il gruppo annota nella stessa situazione, il gruppo ambienti nella stessa situazione, moduli aggiuntivi pure, vabbè, modello schizzo probabilmente, eccolo qua, è personalizzabile. Altra cosa, come funziona questa ribbon, questo ribbon? Allora, attenzione, se sparisce sono guai. E questo tasto qui è un tasto pericoloso perché in qualche maniera compatta in maniera progressiva questo ribbon. Ve lo faccio vedere. L'unica accortezza, se lo fate, è di aver flaggato scorritutti. Quindi cliccate sul triangolino e mettete scorritutti. Dopodiché, se cliccate su questa freccetta verso l'altro, questa ellissoide, quest'asola, quella freccetta, vedete che si è ridotto e chiaramente qualsiasi gruppo si è ridotto, il pannello si è molto ridotto. Poi faccio così, si riduce addirittura a un testo, se faccio così addirittura sparisce. Quindi non c'ho i gruppi, modello 3D, schizzo, nota, file, li vedo, ma non c'ho assolutamente nessun pannello di nessun gruppo. Quindi fate così e ahi, ho cliccato troppo velocemente, rifaccio il giro, fate così e lui ve lo riporta fuori. In questa freccettina, quindi, però che sia messa così, perché se non è fleggato tutto e qui si tocca, sono dolori. Altra cosa, andate su Vista. Andate su Vista, aprite interfaccia utente, cliccate su questo triangolino nero, si apre un menu. Se io qui tiro via qualche flag, per esempio, se tiro via il flag della barra di stato. Questa è la barra di stato dove porto il menu. Se tiro via il flag della barra di stato, la barra di stato sparisce. Quindi, qui ci sono altre parti del menu che si vede sullo schermo, di cui non abbiamo ancora parlato, per esempio View Cube, la barra di navigazione, ma che possono sparire o ricomparire a seconda dei settaggi che io do in vista. Il browser del modello è questo qua. Allora, questa zona qui contiene sostanzialmente la storia e
i passaggi che sono stati fatti per costruire questo oggetto, questa parte. Allora, c'è una prima parte che mi dice di quanti corpi solidi sono fatti. Il browser del modello c'è in tutti i file, vedete che c'è anche nel file di disegno messo in tavola e c'è anche nel file dell'assieme. Sono chiaramente differenti, come differenti sono i gruppi, torniamo alla parte, e ognuno contiene un po' l'informazione della storia, in questo caso della parte, del disegno, dell'assieme. La prima informazione per quello che riguarda la parte è quanti corpi solidi sono e quali corpi solidi costituiscono la nostra parte, che tipo di viste sono state create. E qual è quella attiva, il sistema di riferimenti, i vari piani, il punto centrale, il punto d'origine, e poi ricollasso tutto, ricomprimo tutto, i vari momenti di progettazione. Quindi la prima figura che ho disegnato, questo schizzo, e poi l'operazione che ho fatto su questo schizzo. Allora, quindi qua dentro c'è un po' tutta la storia, e se clicco col tasto destro ci sono tanti comandi da poter attivare o disattivare, da poter attivare, scusate, su questo browser, che sono dei comandi anche molto interessanti. Per esempio questo, le relazioni, mi permette di sapere che estrusione 1, quindi il primo pezzo che ho fatto dell'oggetto, l'ho fatto con riferimento al sistema di riferimento, al punto, allo schizzo 1. E da lui sono stati derivati tutto il resto, schizzo 2, estrusione 2, schizzo 3, estrusione 3. Quindi estrusione 1 ha pochi papà, diciamo, nel sistema di riferimento e nel primo schizzo che ho fatto, ma tanti figlioli, e se lo distruggo è chiaro che distruggo il pezzo, perché poi vengono a mancare tutte queste relazioni. Quindi qui dentro ci sono una marea di informazioni su come è stato fatto. Questo sarà, su come è stato fatto il nostro oggetto. Questo sarà chiaramente, impareremo a usarlo man mano che lo useremo e che affronteremo i problemi di modellazione. È inutile che sto a dilungarmi. L'unica cosa che vi dico e che vi faccio rivedere è che è diverso questo browser a seconda del tipo di file che sto lavorando. Se sono in un assieme, da questo file posso andare direttamente, per esempio, vedete, il tasto destro è cambiato tutto, ad aprire è cambiato rispetto al tasto destro della parte, e posso per esempio aprire il file che contiene questo componente, lo vedete qui azzurro, dell'assieme. Quindi ogni tipo di file ha un browser differente. Poi appunto, questo è il browser di un file di assieme. Vedete, c'ha due modalità, assieme e modellazione. Il browser di parte ha anche lui la possibilità di aggiungere altre modalità, mostra schede. Quello che posso aggiungere sono gli logic, il registro di logic preferiti, browser del catalogo elettrico. Adesso l'unico che faccio vedere è questo preferiti, perché è un'altra scheda dove parallelamente al modello ho disponibile, per esempio, tutta una serie di componentistiche che posso usare per quel modello. Finestra del disegno. Allora, questa è la finestra dove inquadrerò il mio oggetto e manipolerò il mio oggetto. Ha i suoi controlli, di cui parleremo nel prossimo filmato, e ha, diciamo, per la manipolazione dell'oggetto, ha invece questi tre comandi che riguardano la finestra e le finestre presenti. Allora, anche Autodesk Inventor è un multifinestra, per cui io posso aver aperto all'interno di un'istanza di Inventor, posso aver aperto più finestre, l'avete già visto che sono passato dall'una all'altra, e queste finestre poi le posso gestire mettendole in questa situazione qui. 1, 2, 3, vedete, sono sovrapposte come se fossero uno schedario, mettendole in questa situazione qui. Quindi si suddividono lo schermo, si suddividono lo schermo in maniera orizzontale, si suddividono lo schermo in maniera verticale, e poi ogni finestra in realtà la posso anche gestire manualmente, quindi posso scalarla, ridurla, posso spostarla, minimizzarla, ingrandirla. Cioè, tutte le operazioni sono tutte operazioni con finestre, delle quali io direi non mi preoccupo più di tanto, perché tanto sono tipiche di Windows. Quindi così, ma sì, minimizzo, minimizzo, minimizzo. Adesso ce le ho tutte nascoste perché le ho minimizzate. Parte 1 la recupero, la ingrandisco, le recupero tutte, parte 2 è già a posto, parte 3 è già a posto. In questa maniera le metto sotto forma di, però non me l'ha fatto,
metto sotto forma di cartellina 1 o 2, devo farlo anche con questo. Finisco tanto per divertirmi un attimo. Quindi ambiente multitask, multi-window gestibili, ripeto, sia con questi comandi, sia con questi comandi, sia con questi comandi. Da ultimo la status bar, se io lancio un comando qualsiasi, adesso apro uno schizzo e lancio un comando linea, vedete che qui lancio un comando linea, vedete che qui selezionare inizio linea, trascinare verso punto finale per creare, qui ci sono un po' di strumenti per il comando che ho lanciato, che impareremo anche questi a conoscere, quindi status bar, interazione con l'utente. Qui ci sono delle altre informazioni che impareremo a leggere strada facendo. Un altro modo per accedere ai comandi e anche molto veloce è il cosiddetto menu contestuale. Quando sono nella finestra di segno e clicco col tasto destro, vedete, viene fuori un menu. È un menu che Inventor pensa contenga le operazioni che io voglio fare. Quindi se voglio fare un raccordo, un'estrusione, una rivoluzione, un foro o qualche lavorazione sui piani di lavoro e così via. Quindi se cambia ovviamente l'ambiente, per cui io non sto come qui, sono fermo in questo momento, insomma sono dentro, ne so, uno schizzo e faccio il tasto destro, chiaramente cambia, non è più un solido, un foro, eccetera, ma crea una linea, crea un cerchio e così via. Questo è il menu contestuale. Altra cosa, quando io lancio un qualsiasi comando, tipo estrusione, un comando su un disegno 2D che ho fatto, quindi in questo caso faccio modifica lavorazione, vedete, viene fuori una finestra. Questa è la finestra, un altro menu ancora, che è il menu delle feature, cioè il menu che mi permette di controllare la creazione, in questo caso, di un'estrusione. E questo contiene tutta una serie di parametri da dare, quindi dove estrudo, verso che direzione, che tipo di estrusione voglio, da che cosa parto e così via. È interessante notare che oltre a questo menu che è piuttosto grosso e ingombrante, che molte volte uno è costretto a spostare, c'è un altro menu che non viene fuori di default, che però può essere reso attivo. Dunque andiamo in vista, interfaccia utente, già l'abbiamo visto, e clicchiamo barra degli strumenti mini, flegghiamo barra degli strumenti mini. Apparentemente non sembra successo niente, ma se io rilancio il comando estrusione, vedete che accanto al menu grosso è comparso questo piccolo menu. Ora al menu grosso uno fa così e da qui in avanti saranno sempre chiusi. Questo qui è molto piccolo, ingombra molto meno, ma ha tutte le stesse raccolte, invece che sparse sullo schermo, raccolte in menu che si aprono, in freccettine, quindi con sottomenu, raccolte tutte le opzioni possibili. Questo è il mini menu, diciamo, per i comandi. Un'ultima cosa sull'help. Allora, l'help si può scegliere se installarselo o se consultarlo in linea. Quindi chiaramente se è installato, lui va a cercarsi quello che io ho scritto qui nell'help installato, che io sia connesso o non connesso a internet. Se viceversa non l'ho installato, e qui non mi sembra che di vedere le informazioni circa relative a questo tipo di doppio uso, se non è installato lui va su internet. Chiaramente se non, io non ho la connessione, l'help non lo uso, quindi suggerimento, l'help scaricatevelo, mettetelo locale. Questo si può fare e adesso vi mostrerò come. Se voi aprite strumenti, quindi da modello 3D o schizzo dove eravamo prima, aprite strumenti e opzioni applicazione, qui nella prima generale trovate qui in basso opzioni della guida. Allora, in questo momento mi sta dicendo che la guida locale non è disponibile, per cui se io uso l'help mi collego all'help in linea. Sono in linea e non ho problemi. Se non fosse così, l'help non funzionerebbero. E allora qui mi dice: se te la vuoi scaricare, scaricatela. In questo momento stai attento che la guida locale non è disponibile. Dopodiché, se fosse anche scaricata, se io l'avessi già scaricata e fosse disponibile, posso scegliere di usare la guida in linea oppure la guida locale. Qui gli dico con cosa usarla. Nella situazione, ripeto, nella situazione in cui sono io in questo momento, l'help è soltanto in linea. Io non le scarico perché ovviamente cambiando versione ogni 12 mesi, anche meno, tutte le volte dovrei fare, e quindi mi attrezzo
siccome sono sempre connesso a internet, uso la guida in internet. L'ultima cosa che ho visto e che tanto vale dirvi è che, allora vediamo se la trovo, eccolo qua. No, se io consiglio sempre di installare la versione inglese, se volete anche la versione in italiano, questa è la versione in italiano, potete semplicemente da qui, punto interrogativo, andarvi a scaricare il language pack, cioè io non installo di nuovo tutti i 12 giga più o meno di installazione del software della versione madre, che vi consiglio di prendere in inglese, ma installo solo 700-800 mega, scusate, di traslazione dalla versione inglese alla versione italiana, in maniera da avere tutti i menu in italiano, tutti gli help in italiano, da avere tutto in un'altra lingua, perché c'è il language pack, non è che sia solo l'italiano, è qualsiasi lingua, e sono tante le lingue con cui Autodesk viene fornito, quindi avere l'ambiente nativo in inglese, ma con i vari language pack. Con questo ho finito, al prossimo filmato, buon lavoro.